La memoria non muore. Il comune di Valderice ha organizzato una serie di manifestazioni per ricordare Mauro Rostagno che si concluderanno questa sera con il concerto dei Tinturia. Duro colpo allo spaccio di droga. Una vasta piantagione di canapa indiana è stata sequestrata a Marsala dai carabinieri che hanno anche arrestato un giovane. Vertice in prefettura, i commercianti della via Fardella in balia di ladri e rapinatori questa mattina hanno incontrato il prefetto Leopoldo Falco per chiedere maggiore sicurezza. Oggi la finale continua a San Vito Lo Capo, la 18ª edizione del Couscous Fest, tre le nazioni che si contendono la vittoria. Alle 15 c'è l'Entella, l'allenatore Serse Cosmi mette in guardia l'ambiente, partita da non sottovalutare. E poi nella seconda edizione del nostro TG ci occuperemo della fiaccolata che si è tenuta ieri sera a Casa Santa Erice per chiedere la realizzazione di un centro di radioterapia all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Nel corso dell'iniziativa l'assessore alla salute Baldo Gucciardi ha annunciato che la Regione ha finanziato l'importante opera per un importo di 3.400.000 euro che sorgerà alle spalle della struttura sanitaria. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro TG. Questi erano i nostri titoli e noi torniamo come sempre dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. Partecipa anche tu alla nostra festa granata. Hanno preso il via questa mattina in Contrada Lenzi le manifestazioni organizzate dal comune di Valderice in memoria di Mauro Rostagno. Il volto pulito dei bambini che sono il futuro. La lettera di Carla Rostagno, che per motivi familiari non ha partecipato alla cerimonia commemorativa del fratello Mauro. Il messaggio del presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Oggi è il giorno della memoria, del ricordo di Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo ucciso 27 anni fa. Questa mattina gli alunni della scuola Mazzini di Valderice hanno preso parte alla cerimonia che si è svolta in Contrada Lenzi sul luogo dell'agguato. Una manifestazione che ha un sapore particolare, la prima dopo la condanna all'ergastolo dell'ex boss di Trapani Vincenzo Virga e del killer Vito Mazzara. Lo scorso anno, scrive Laura Boldrini nella lettera inviata al sindaco di Valderice Girolamo Spezia, una sentenza della Corte d'Assise di Trapani ha confermato la matrice mafiosa di quell'efferato omicidio, compiendo un'importante operazione di verità rispetto ad una vicenda complessa segnata da depistaggi, prove occultate e superficiali ricostruzioni. La coraggiosa denuncia di Mauro Rostagno, prosegue il presidente della Camera, contro le infiltrazioni mafiose non nasceva soltanto da un'esigenza professionale, ma anche e soprattutto da una passione civile. Nella sua lettera Carla Rostagno ha invece adoperato le parole utilizzate da don Antonino Adragna che celebrò i funerali della vittima di mafia. Uomini come Mauro si possono ammazzare, ma non muoiono mai. Lasciano il segno del loro passaggio. Il ricordo di Mauro Rostagno non muore, la cosa positiva è che oggi qui ci sono i bambini delle scuole. Sì, i ragazzi hanno bisogno di questi esempi positivi che non accettavano le cose così come le avevano trovate e cercavano di migliorarle come ha fatto Mauro Rostagno. Oggi è una giornata importante perché arriva dopo la sentenza di primo grado che restituisce l'onore che meritava Mauro Rostagno ed è un momento, oltre che di ricordo, anche di proposta. Noi anche nel pomeriggio faremo una tavola rotonda per parlare del reato di depistaggio che ha caratterizzato quella vicenda e far sì di poter stimolare il Parlamento ad approvare l'introduzione di questo reato e introdurlo, l'approvazione, l'introduzione di questo reato e introdurlo nel codice penale. La giornata in memoria di Rostagno, organizzata dall'amministrazione comunale valdericina, proseguirà con vari appuntamenti a ricordo del sociologo, fondatore assieme a Francesco Cardella di Saman. Il Ciao Mauro Day si concluderà questa sera in Piazza Pertini con il concerto dei Tinturia. Presenterà Vanessa Galipoli. Una piantagione con 252 piante di canapa indiana è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri di Marsala. Un arresto. In manette è finito Antonino Nibbio, di 41 anni. L'impianto, individuato dai militari del nucleo operativo guidati dal tenente Federico Minicucci, infatti era stato realizzato in Contrada Amabilina, in un appezzamento di terreno pertinente d'abitazione dell'indagato. La parte retrostante del fondo era stata recintata con della rete frangivento di colore verde e non visibile dall'esterno. Circostanza questa che ha insospettito gli investigatori. Così i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione dopo aver rintracciato il proprietario. Mentre stavano controllando i vani dell'appartamento e il garage, gli uomini in divisa hanno sentito un forte odore di marijuana. Accompagnati da Antonino Nibbio hanno raggiunto una porticina in legno chiusa con un lucchetto che consentiva l'accesso nell'area delimitata.
Qui sono state rinvenute 67 piante di marijuana, alte tra i 3 e i 4 metri e mezzo. Ma non era tutto, perché altre 105 piante sono state individuate nel giardino, occultate tra gli alberi di ulivo. Altre 80 piante, messe ad essiccare, nonché 207 grammi di marijuana, sono stati infine ritrovati in cantina. Antonino Nibbio è stato arrestato per coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Ora è ai domiciliari, su disposizione dell'autorità giudiziaria. Pugno duro della polizia contro il dilagante fenomeno dell'abusivismo in commercio. Dal 27 luglio al 12 settembre gli agenti, di concerto con le altre forze di polizia e con i vigili urbani, hanno eseguito nel Trapanese numerosi controlli, in particolare nelle località balneari più frequentate come Triscina e Selinunte. Complessivamente sono state monitorate 25 attività commerciali, 35 gli ambulanti sottoposti a controlli, 11 le sanzioni amministrative elevate, 8 i sequestri effettuati. Due commercianti sono stati denunciati per i reati connessi alla mancanza delle prescritte autorizzazioni. Passata al setaccio anche l'area portuale di Mazara del Vallo, dove sono stati sequestrati 33 kg di pesce surgelato e 115 kg di ortaggi. Controlli a tappeto anche nella zona del centro storico di Trapani e al porto, ma la polizia è stata impegnata anche nel controllo integrato del territorio per prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità. Oltre 100 i posti di blocco, 122 le contravvenzioni per infrazione al codice della strada, più di 50 veicoli sequestrati. Ieri sera la via Fardella è stata blindata con l'impiego di 10 pattuglie che hanno effettuato 21 posti di controllo. Sono stati 213 i soggetti identificati, 104 i veicoli fermati, 16 le multe elevate e nel corso dei servizi di controllo sono state bonificate anche le aree degradate ridotte a discarica a cielo aperto, sia in città sia in periferia. Questa mattina il senatore Vincenzo Maurizio Santangelo, assieme ad una delegazione dei commercianti di Trapani, ha incontrato il prefetto Leopoldo Falco per parlare dei continui furti e delle rapine avvenute di recente in città. All'incontro tenuto a Palazzo del Governo ha partecipato anche il nuovo comandante dei Carabinieri di Trapani, il colonnello Stefano Russo. Al centro del vertice i problemi della sicurezza e i furti nelle attività commerciali. I negozianti hanno chiesto più controlli e maggiore tutela, segnalando un nuovo furto avvenuto questa mattina in un esercizio commerciale della via Fardella. Da quanto riferito dal prefetto, a Trapani ci sono circa 118 videocamere, ma non funzionanti, ha detto. A riguardo Falco ha fatto sapere di avere invitato il sindaco Damiano al loro ripristino, facendo tornare l'impianto di videosorveglianza in funzione. Il predetto ha poi invitato i commercianti a denunciare qualsiasi tipo di furto o di tentato furto alle forze dell'ordine, assicurando una maggiore collaborazione e comunicazione. Il senatore Santangelo auspica che le azioni di controllo e di sicurezza vengano potenziate a partire dal ripristino del sistema di videosorveglianza della città da parte dell'amministrazione comunale. Per il parlamentare del Movimento 5 Stelle, un maggiore coordinamento nel controllo della città con le forze dell'ordine rappresenta il punto di partenza per fare tornare la tranquillità e più sicurezza a Trapani. Palermo. È in corso di svolgimento proprio adesso la finalissima del Couscous Fest di San Vito Lo Capo. Tre le nazioni approdate al prestigioso traguardo. Scopriamole. Couscous Fest 2015, 18ª edizione, una manifestazione che per festeggiare la maggiore età si è regalato una festa più lunga del solito, 10 invece dei soliti 6 giorni di kermesse, come 10 erano anche le nazioni ai nastri di partenza della competizione internazionale. Al via c'erano il Brasile, l'Italia, la Palestina, il Marocco, la Tunisia, Mauritius, gli Stati Uniti, ormai aficionados della manifestazione, il Senegal, la Francia e Israele. 10 delegazioni che per due giorni si sono sfidate a colpi di couscous, qui declinato in mille modi e secondo le più svariate tradizioni, e dopo tante degustazioni, racconti e votazioni, in tre sono arrivate alla gara di finale: l'esordiente Mauritius, l'affezionato Marocco e i detentori del titolo, l'Italia. Tra poco la gara sarà finita, ma il nome del vincitore lo conosceremo solo questa sera, quando Federico 40, Eliana Chiavetta ed Andy Luotto proclameranno i vincitori del Couscous Fest più lungo di sempre.
Domani mattina ad Erice saranno inaugurati i primi due sentieri sistemati di recente nell'ambito del progetto Trekking Tourism. Sono state organizzate delle escursioni lungo il sentiero di Sant'Anna, che riprende la storica strada per Erice, snodandosi su un percorso di 5 km ed in quello di Porta Castellammare Tre Chiese, che si affaccia invece sul versante del Golfo di Bonagia. Le due escursioni partiranno alle 9.30, rispettivamente dal santuario di Sant'Anna e da Porta Spada, per concludersi attorno a mezzogiorno al quartiere spagnolo, dove sarà presentato ufficialmente il progetto Trekking Tourism. La Sicilia è tra le regioni italiane col più alto carico fiscale. Il dato emerge da un'elaborazione dell'Ufficio Studi di Confindustria di Confartigianato. La Sicilia è quinta fra le regioni col più alto prelievo fiscale. Tasse locali sempre più pesanti, tra IMU, TASI, IRAP addizionali regionali e comunali, IRPEF nel 2014, una piccola impresa ha versato nelle casse delle amministrazioni locali in media 10.931 euro, una somma che però lievita fino a 11.889 euro per effetto della tassa sulla tassa, vale a dire l'indeducibilità dell'IMU dalla base imponibile IRAP. Peggio dell'isola la Campania, dove nel 2014 i cinque tributi locali sono costati 12.547 euro ad azienda, seguita dalla Calabria con 12.466 euro, dal Lazio con 12.305 euro, dal Molise con 12.100 euro. A fornire una fotografia delle differenze di trattamento fiscale nelle diverse aree del paese per le micro e piccole aziende è una elaborazione dell'Ufficio Studi di Confartigianato su dati di IT Working. Decisamente più conveniente, secondo lo studio, la tassazione in Val d'Aosta, dove le piccole imprese hanno pagato 8.216 euro, seguite da quelle della Sardegna con 9.467 euro e del Friuli Venezia Giulia con 9.648 euro. L'Italia delle tasse vede quindi i piccoli imprenditori siciliani pagare 3.673 euro in più rispetto ad un piccolo imprenditore della Val d'Aosta. La forbice dei tributi locali si apre anche tra le province. I piccoli imprenditori più tartassati dell'isola sono quelli di Palermo, che per IMU, TASI, IRAP addizionali, IRPEF regionale e comunale nel 2014 hanno pagato 12.062 euro. Catania con 11.987 euro, Messina 11.939, Trapani con 11.872 euro, Siracusa con 11.793 euro, Agrigento 11.744, Caltanissetta e Ragusa rispettivamente con 11.617. La meno tartassata è Enna con 11.209 euro ad impresa. Si svolgerà domani ad Attilo, a partire dalle 16, la prima edizione della sfilata di carretti siciliani, organizzata dall'Associazione Carrettieri San Michele Arcangelo, con il patrocinio del Comune di Paceco e la collaborazione dell'Associazione Prodattilo. La sfilata percorrerà via Garibaldi, via Libertà, via Antonino Scuderi e Baglio Vecchio. Invece sarà presentata oggi la mostra personale dell'artista trapanese Marina Baldarotta, dedicata ai protagonisti della fiction Il Segreto, tra i ritratti più importanti Donna Francisca, Pepa e Tristan. La mostra sarà visitabile da oggi fino al prossimo 26 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 presso la Galleria d'Arte L'Urlo di Rosaria in via Colonnello Romei. Adesso pubblicità e poi rientriamo sempre in diretta con la pagina sportiva. Adesso lo sport, il calcio alle 15, il fischio d'inizio di Trapani Virtus Entella. Ieri in conferenza stampa ha parlato mister Serse Cosmi, che andiamo ad ascoltare. Tra i convocati per la partita di oggi non figura Felipe Sodigna. Vittima a sacrificare non è tanto l'Entella ma nessuna delle squadre che verranno qui, e come non lo saremo noi quando andremo a giocare magari in campi teoricamente troppo importanti per noi. Mentre invece questo è un campionato dove, se tu, non dico sottovaluti, però non entri in campo con la consapevolezza di fare una grande partita, una grande prestazione di attenzione e di concentrazione, il rischio di compromettere in campo e quindi di non andare incontro al risultato positivo è molto chiaro. Quindi da parte mia e da parte dei giocatori c'è invece molta consapevolezza delle difficoltà che incontreremo, e
ovviamente, oltre alla consapevolezza delle difficoltà e del rispetto per l'avversario, c'è anche l'altra consapevolezza, che è quella di poter essere in grado di fare un'ottima partita e quindi di ottenere il risultato positivo. Bisogna essere bravi a capire le partite in virtù dell'atteggiamento dell'avversario e quindi fare qualcosa di diverso, che significa ovviamente non fare cose troppo diverse per quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, però insomma magari utilizzare qualche accorgimento diverso a quello che stiamo facendo, insomma, nel caso che dovessimo seguitare a giocare le partite nella metà campo avversaria. Poi se gli avversari sono più bravi o scelgono un atteggiamento diverso, allora non è detto che poi saremo favoriti, però insomma molto probabilmente vedremo un'altra maniera di giocare da parte nostra. Per quanto riguarda invece la formazione, non dovrebbero esserci dei cambiamenti rispetto alla scorsa partita, quella contro il Como, se non due incognite per quanto riguarda la porta, sarà difesa ovviamente da Nicolas. Una di queste incognite è in difesa, perché troviamo Fazio, uno tra Perticone e Pagliarulo, Scognamiglio e Rizzato. Un'altra incognita la troviamo a centrocampo, dove insomma o Ciaramitaro o Eramo, a centro del centrocampo Scozzarella e poi Barilla, poi Coronado dietro le punte in attacco Torregrossa e Montalto. Andiamo a vedere invece, grazie alla regia, la schermata con le partite di questa quinta giornata di campionato. Livorno Spezia, Cagliari Latina, Vicenza Pescara, Ascoli Brescia, Provercelli Crotone, Perugia Cesena, Trapani Entella, Modena Lanciano, Salernitana Ternana, Bari Avellino si giocherà domani alle 17:30 e invece il posticipo del lunedì sera alle 20:30 sarà Novara Como. Adesso invece passiamo al basket, perché oggi per la Pallacanestro Trapani è un giorno importante. Alle 18:30 al Via il Memorial Basciano. Alle 18:30 di oggi si giocherà la prima partita della terza edizione del Memorial David Basciano. A scendere in campo Capodorlando e Ferentino. La Pallacanestro Trapani invece sfiderà alle 21 la Juve Caserta. Le finali domani a partire dalle 18:30. Ieri nella sala Cacco Benvenuti del Palaconade si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento, a cui hanno preso parte Vito Basciano, in rappresentanza della famiglia Basciano, che si è detto orgoglioso che il torneo porti il nome del fratello e ha espresso la speranza che possa continuare negli anni. L'amministratore delegato della Pallacanestro Trapani, Giulio Trovato, che ha parlato dell'importanza di questo torneo come prova generale per il campionato, il capitan Damian Filloi e infine coach Ugo Ducarello. La squadra si sta allenando discretamente bene, anche se abbiamo qualche acciacco, però questo è più che normale, perché tutte quante le squadre in una fase di preparazione hanno anche le loro problematiche di acciacchi e infortuni. E stiamo recuperando tutti i giocatori, e siamo belli tranquilli e contenti di arrivare anche a questo torneo, che è un bel test contro squadre molto competitive come Ferentino, Capodorlante e Caserta. A proposito di recupero, le condizioni fisiche di Meis? Ma che Kedrick viene visto giorno dopo giorno e credo che dalla prossima settimana sarà incominciare a fare qualcosa. Ma siamo in una buona fase, perché comunque quello che tenevo di più era a un gruppo solido che combattesse e che si creasse una buona mentalità, un buon atteggiamento durante le partite e soprattutto durante gli allenamenti. Si è visto in tutte le fasi, in tutte le uscite che abbiamo fatto, quindi diciamo che siamo nella buona strada. Avversaria della Pallacanestro Trapani, come dicevamo, sarà la Juve Caserta, squadra ripescata in A1 quest'estate con obiettivo dichiarato la salvezza. Coach dell'Agnello può contare, oltre agli stranieri, su Amoroso e Cinciarini. Quest'anno il Memorial Basciano, oltre al quadrangolare, ha previsto due tornei giovanili che si svolgeranno nei campi esterni del Palaconad. Tutta la redazione sportiva ed il nostro presidente Massimo Marino intende fare i più sinceri auguri a Davide Virgilio, ex capitano storico della Pallacanestro Trapani, che ieri è convolato a nozze con la sua Alba. Da noi i più sinceri auguri.
Torna invece oggi la notturna di Trapani, gara di regolarità valida come prova del campionato nazionale Formula Asi, organizzata dal club Moto e Auto d'Epoca Francesco Sartarelli, è giunta all'11ª edizione. 4 le categorie in gara, Classic, Post Classic, Modern e ospiti, per un totale di circa 40 vetture iscritte. Sono previste 8 prove speciali e 44 cronometrate per circa 100 km da Paceco a Marsala a Trapani. Invece l'associazione di Softair CQB City comunica che da oggi la nuova arena per lo svolgimento dei game sarà a Guarrato, nella strada provinciale 115 al 39, e non più alla ZIR di Trapani. CQB City questo pomeriggio dalle 17.30 effettuerà dei game conoscitivi per poi iniziare l'attività vera e propria domani mattina alle 9. Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook. E adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Alle 14 si continua con i cooking show dello chef Hiro sul canale 649. Invece alle 18 cooking show con la chef Sonia Peronaci di Giallo Zafferano sui canali 118 e 649. Questa sera alle 22 da Piazza Santuario la premiazione sul canale 118 e sul 649. Alle 23 video mapping Pop Shock Party sui canali sempre 118 e 649. E adesso pubblicità per noi, ma poi ritorniamo sempre in diretta con la nostra seconda edizione del TG. Vi aspetto.